oltre 400 firme per ripristinare l'accesso in via Donatini. Che la sbarra mobile voluta per limitare il traffico delle auto negli orari di entrata e uscita dei bambini dall'asilo Il Panda non fosse credita a molti genitori è risultato evidente fin dal primo giorno, caratterizzato da molte proteste nei confronti dei volontari chiamati a regolare il traffico. Col passare dei giorni la rabbia è naturalmente rientrata, consapevole di essere di fronte ad un provvedimento sperimentale che sarà riconsiderato fra qualche settimana. Nella speranza quindi di tornare alla situazione precedente, libero accesso alle auto fin sotto la rampa della scuola dell'infanzia, alcuni genitori si sono organizzati e hanno iniziato a raccogliere le firme contro il provvedimento del comune, arrivato su richiesta del consiglio di quartiere dopo numerose proteste dei residenti. Soprattutto per quest'ultimi, la situazione in via Donatini era diventata insostenibile. Negli orari di ingresso e uscita dall'asilo, frequenti erano gli ingorghi a causa delle troppe auto che entravano nella piccola via. Parcheggi presi d'assalto, in alcuni casi anche incidenti. Una situazione pericolosa inoltre per le famiglie che accompagnano i bambini in bici o a piedi alla scuola dell'infanzia. Via Donatini, inoltre, era molto utilizzata dai genitori degli alunni delle Don Milani. Essendo caotica la situazione parcheggio di fronte alla scuola in via Corbari, buona parte dei genitori utilizzava via Donatini per raggiungere il plesso scolastico dall'entrata posteriore, andando ulteriormente ad intasare la stretta strada. Sulla soluzione adottata dal Comune in via sperimentale in queste settimane si sono formati così pareri discordanti. Da una parte, i genitori che hanno raccolto le firme chiedendo al Comune di poter tornare a compiere qualche decina di metri in più in auto per raggiungere l'asilo. Nel frattempo, i veicoli vengono parcheggiati in via Bandini, più lunga e larga rispetto a via Donatini, anche se, negli orari di punta, percorrere la carreggiata in entrambi i sensi di marcia diventa spesso difficoltoso con i mezzi posteggiati su entrambi i lati della sede stradale. Dall'altra parte, i genitori contenti del provvedimento o comunque che non hanno avuto problemi ad adattarsi alla nuova situazione. Dal loro punto di vista, il numero di parcheggi persi a favore dei genitori degli iscritti al Panda è minimo e ora i bambini corrono meno rischi all'entrata ma soprattutto all'uscita della scuola quando le famiglie si incontrano e ne approfittano per fermarsi a scambiare due chiacchiere lasciando giocare i figli. Infine, ci sono coloro che, nonostante la sbarra e il divieto, continuano ad accedere in auto in via Donatini, consapevoli che nessun provvedimento nei loro confronti può essere preso dai volontari.